Bentornati, oggi vediamo come si inseriscono i sottotitoli all'interno di una sessione di Premiere. La prima cosa da fare è andare sul bottone Nuovo elemento e creare sottotitoli. E qui avremo una serie di opzioni che sono quelle che si rifanno al formato della nostra sessione e quindi ovviamente vanno bene. Pixel quadrati, Full HD, 25 frame al secondo. Questa opzione fa riferimento al formato dei sottotitoli che vogliamo. In questo caso io consiglio di selezionare sottotitoli aperti. Il file che viene creato è questo e noi lo portiamo su una traccia nuova in cima e lo rendiamo lungo tanto quanto il nostro progetto, insomma, deve coprire tutta l'area che vogliamo sottotitolare. Se da un certo punto in poi ci fosse solo musica, potremmo fermarci anche prima. Come possiamo vedere, qui esiste una sezione che possiamo trimmare che è dedicata alla prima frase di sottotitoli che vogliamo andare ad inserire. Qui abbiamo un pannello sottotitoli. Io potrei, per esempio, stabilire che qui comincia il parlato, per cui potrei andare a copiarmi il punto di attacco e incollarlo. Dopodiché potrei andare a stabilire un punto di uscita e sistemare anche quello. E questo è il nostro primo sottotitolo, in cui posso andare a inserire un testo. Ed eccolo qui, adesso qui è posizionato sopra al sottopancia, però dopo è possibile andare a editarlo. In effetti è possibile cambiargli il colore, è possibile decidere di mettere un rettangolo al di sotto, è possibile cambiare il font, è possibile anche diminuire l'opacità di questo rettangolo che è posizionato sotto al testo, si può mettere anche a zero in maniera che non si veda proprio, oppure si può mettere al 100% in modo che si veda completamente. È anche possibile dare una traccia al testo. Ecco, così diventa un pochino più visibile. Ovviamente è possibile gestire anche il colore della traccia. Abbiamo fatto una traccia rossa. Ok, è inguardabile, ma è giusto per farvelo vedere. Una volta che siamo soddisfatti, possiamo posizionarci oltre e stabilire che qui comincia a parlare di nuovo, per cui andiamo a inserire un nuovo sottotitolo che comincia a ridosso del precedente. Invece noi vogliamo dargli un pelino di spazio e andiamo a inserire il nuovo in e andiamo a copiare e inserire il nuovo out e qui siamo pronti per inserire un nuovo titolo e andiamo avanti così fino a quando non abbiamo completato l'inserimento di tutti i sottotitoli.